Jill! Ehi, rispondimi. Oh, cazzo. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Andrà tutto bene. Promesso. Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Resident Evil 3 Remake. Siamo qui con la nostra povera Jill, infettata dal Nemesis, che quindi penso che ormai di Nemesis non dovremmo più preoccuparci. Quindi questo lo posso anche scartare, il badge. Quindi facciamo spazio, ok. Prendiamo un po' di roba. Ah, ho una pianta verde e una pianta... Questa la lascio lì per ora. Questi colpi mi fanno comodo. Basta. Ok, andiamo con questo. Allora. Vediamo. Tyrell, dove si trova Bard? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Allora lì c'è uno spray medico. Da notare come con lui, peccato che non abbiamo il lancia... cavolo, mi serve la tronchese qua. Non ho le tronchesi, dove caspita le vado a pigliare le tronchesi? Qua. Stai lì. Ti posso colpire meglio in testa. Olle. Non ho tempo per voi. Ma tu ti muovi in piedi, sei... Non eri morto? Stupido di un dottore. Ok. Qua... Quello è morto. Di qua non c'è altra roba. No, ok. Quindi... Vediamo... Sì, ok. Qua mi serve il grima. Lì c'è una valigetta.
Non ho idea di come fare per la valigetta, perché qua c'è un lucchetto. Benvenuti nell'ufficio del dottor Nathaniel Barr. Indicate il motivo della visita attraverso l'interfono. Mangia nastro. Ok. Una sorta di registratore. Così che faccio spazio. Non trovare la cura per G. Fanculo. Ma porca troia. Allora, di là si sale. Di qua dove andiamo? Chiuso, quindi devo andare di sopra per forza. Ma porca tro... Ok, affanculo, mi ha fatto cacare sotto, pensavo fosse ancora vivo. Ciccio di merda. Siamo fuori. Ah, non c'è niente qua. Sicuro mi sto lasciando un botto di roba. Allora, qua. Proiettili. Proiettili, ok, la cassa, pianta verde che combino con questa, deposito, così che c'ho sempre uno spazio in più, ok. Proiettili di questa. Qua fatto tutto l'archivio. Allora io do una salvata e andiamo avanti. Ok, via. Mappa dell'ospedale, ok. Allora di lì siamo arrivati e quindi dobbiamo andare di qua. Ti potresti alzare. Qua mi serve il grimaldello. A posto proprio. Documenti. Serve la chiave. Dove la trovo la chiave?
Ok, qui non si passa. Di qui? Siamo andati giù. Ah, ok. Basta? Sì. Cavolo, vabbè, lasciamola qua questa. Ma non posso più tornare. Ah no, sì, posso tornare, ma non mi pare ci sia nient'altro. Allora, lucchetto, pianta verde. Perché questo lucchetto io non lo posso aprire. Perché lì mi serve il grimaldello, vero qua? Nel lucchetto quello di là mi serve il grimaldello qua, aspetta, dov'è? Era di là. Sì, è dietro dall'altra parte. Ma torniamo in qua. Allora, ma adesso non posso passare di qua? Guarda te, che ti sei alzato. Madonna Santissima Immacolata. Badge dell'ospedale. Aspetta. Indietro. Porca puttana. Lurida feccia. Ok. Qui abbiamo fatto. Andiamo un attimo all'archivio e salviamo. Ok. Allora, qua. Deposito. Allora, andiamo qua.
adesso che abbiamo il badge. Pongo. No, qua no. Ok. Allora, da lì siamo entrati. Wow. Quanta bella roba. Cazzo, sono pieno. Qua non ho il deposito, quindi non posso... E minchia, faccio un'altra pianta verde. Basta? Tutto qui? Cioè, il tutto sto trambusto... Per poi... Non avere altro? Cioè... Lì dentro. Sono venuto a salvarla. Apra la porta. Riconoscimento vocale fallito. Riconoscimento vocale? Che cazzo è? Un film di fantascienza. Madonna santissima immacolata bastarda. Muori stronza. Qua non ho il grimaldello. Dove devo andare? Dovrei aver ucciso tutti adesso qua. Qua mi serve il grimaldello che non ho. Qui non posso interagire. Serve la voce di guard. Però
qua sono a posto. Dove cavolo dovrò andare io? Aspetta, no, di là. Allora, qua di sopra, perché sicuro. Allora, qua c'ho qua un buco qui fuori, ma non posso andare di là, vedi? Combino. E quindi fuori abbiamo fatto. Andiamo di sopra. Qui sopra devo andare da qualche parte. Dritto qua. Sì, perché sono saltato giù da qua, ok. Colpi. Cazzo, allora qua. Qua vado ancora giù. E qua non sono entrato perché è chiusa. Nei maroni così non ti può neanche più riprodurre. Dai. Ah. Il grimaldello. Pianta rosa. Scarto, via. Madonna! Non me lo aspettavo. Vai giù. Ecco, ma io devo stare giù. Obbedisce alla legge. Combinato, fatto. Vediamo qua se c'è dell'altro. Proiettili, ok. Preso tutto? Sì. Qua c'è una cassaforte. Che non l'avevo mica vista. Ok. Qua siamo a posto. Guarda che forse la cassaforte è qua. Dove io sblocco, ok. E vado qua. Madonna, non ti avevo visto arrivare.
Ho la testa. Ok. No, qua sono tornato indietro. Mi scusi, infermiera, ma veramente lei non è esattamente il mio tipo ideale. Perché fare fatica quando posso fare così e farvi letteralmente fuori tutti in una botta sola? Allora, di lì non c'era niente. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albarn, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenze nei piani alti. E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Non avrei letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Bene. Se hai finito puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. Illustrami le scarpe. Sì, signore. Scommetto che sei brava nei lavoretti manuali. Ora sparisci e tieni la bocca chiusa. Wow. Che stronzo. Mio, stavo per dire io. Raffinato il dottore. Doc? Bard. Tyrell. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il bacino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Dov'è il PC di Bard? Ah, è di là. Cacchio, siamo arrivati tardi. Qui è il capo del BRC, Nathaniel Bard. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio, il resto è nella struttura sotterranea.
ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Sarà qui. Ok, Jill. Sto arrivando. Dobbiamo tornare da Jill. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Allora, aspetta, fammi capire dov'è che dovevo andare. No, non di qua. Qua. Ok, no. Sbagliato di nuovo? Perso. Allora no, non devo andare di sopra. Di certo non devo andare di sopra. Allora qua, sala d'attesa, c'è il lucchetto, laboratorio, cortiletto. Starei meglio, Jill. Che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile.
Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che a Lazio Sam gliene freghi? Cazzo. Ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Meglio prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, ciao belli!